Sicuramente l'azione di coordinamento della provincia su tutti gli ambiti territoriali ha un ruolo importante e incisivo anche nella fase di programmazione e progettazione. In questo caso l'ambito di Campi si è visto aggiudicato due bandi di grande inclusione sociale, uno rivolto alle donne madri sole e l'altro rivolto agli ex detenuti. Si tratta di borse lavoro che saranno utilizzate e spese all'interno di alcune aziende. Un progetto di ampio respiro che la provincia guarda con grande attenzione proprio in funzione di quella che è la funzione di coprogettazione e coordinamento di tutti i piani di zona. Assessore, com'è nata l'esigenza di portare avanti questo progetto? Allora, l'ambito territoriale di Campi Salentina ha già nella sua programmazione fino al 2013 fondi previsti per l'inclusione sociale e i soggetti a rischio. Però quando nel 2011 è uscito il cosiddetto avviso 6 dei fondi POFES 2007-2013, che sono dei fondi comunitari che è riuscita ad avere la Regione Puglia con l'assessorato al welfare, che completava, diciamo così, l'offerta per ridurre il rischio delle persone, dei soggetti svantaggiati, abbiamo ritenuto opportuno, valutando tutta una serie di ipotesi che lo stesso avviso 6 dava, di partecipare a questo bando in queste due categorie, quella degli ex detenuti e quella delle madri sole con rischio sociale con figli, oppure in regime alternativo di detenzione. Devo dire che nella riunione che ho fatto come ambito territoriale con tutte le categorie, CERT, UEPE, che è l'ufficio penale esterno del Tribunale, eccetera, fin da subito, insieme agli altri assessori che insieme a me costituiscono il coordinamento istituzionale dell'ambito, abbiamo individuato da subito questi soggetti, perché nella nostra programmazione li abbiamo ritenuti un po' carenti come offerta. Per cui completavamo l'offerta con questi due settori. Abbiamo avuto ragione, perché poi la Regione Puglia ce li ha finanziati tutti e due, 100.000 euro per gli ex detenuti e 100.000 euro per le madri sole con figli a rischio sociale. Gli ex detenuti sono 10, le madri sole con figli sono 8. In questo momento storico riuscire a dare per un anno la possibilità di essere reintegrati da un punto di vista sociale ed avere una possibilità, anche una possibilità di lavoro per un anno per questi soggetti, ci è sembrato veramente un'opportunità. Io spero che dopo questo anno che faranno di formazione in aula, di lavoro, eccetera, almeno uno dei 18 venga poi assunto dalle aziende dove faranno la formazione.